Luca Barbarossa torna a Sanremo nel trentennale del suo esordio sul palco dell'Ariston nell'81 con Roma spogliata. Torno sul luogo del delitto, 30 anni dopo, no, nel frattempo sono state altre volte. Mi emoziona molto tornare dopo 30 anni perché mi fa pure un po' impressione, nel senso che non me ne ero accorto che erano passati tutti questi anni, però sono passati, devo dire, felicemente, nel senso che poi il canale di comunicazione tra me e il pubblico, tra le persone che mi hanno seguito, non si è interrotto, e questo mi fa piacere. Sul palco di Sanremo il cantautore questa volta salirà in compagnia, affiancato da Raquel del Rosario, promettente cantante spagnola, nota in Italia soprattutto come moglie di Fernando Alonso. Lei ha una voce molto, molto particolare, arriva veramente, ed è molto brava anche in italiano. I due canteranno insieme il brano Fino in fondo, che Barbarossa ci racconta così. Volevo che fosse l'incontro di due persone. Un incontro fatto di sguardi, fatto di sensualità, fatto di intimità, in un mondo che non porta a questo. Secondo Barbarossa, l'edizione di quest'anno, guidata da un conduttore cantante, ha una marcia in più. Mi rassicura molto questo fatto che Gianni sia dalla nostra parte, che abbia partecipato tante volte al festival come cantante, come concorrente, in gara, e quindi conosce le problematiche che può avere un interprete al festival, conosce i meccanismi, insomma è una volta tanto Sanremo gestito e visto dalla parte della musica, delle canzoni, della discografia. E proprio alla presenza di Morandi si deve il ritorno dei cantautori in gara. Questo secondo me è l'effetto Morandi, l'effetto benefico, positivo, della fiducia che certi cantautori hanno dato all'edizione, a questa edizione del festival, grazie alla presenza di Gianni. È ovvio che non fa piacere a nessuno mettere delle canzoni in gara, si può anche proclamare un vincitore finale, ma insomma dover essere anche preoccupato del fatto di passare il turno come se fosse un evento sportivo, insomma un torneo di tennis o un campionato o la Champions League, fa comunque strano in qualcosa che somiglia a un'espressione artistica come la canzone e la musica. Nella serata del giovedì dedicata alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Barbarossa e Raquel del Rosario canteranno Addio mia bella addio. La canzone è molto bella e credo che ci sia un nesso fra Addio mia bella addio, Bella ciao, ci sia un legame. Bella ciao so che non si può fare, me ne dispiaccio molto, perché secondo me è un errore storico, perché è una canzone importante, perché è una canzone che parla come Addio mia bella addio, parla di libertà. E mentre è ancora incerta la presenza di Neri Marco Re come ospite di Barbarossa per la serata del venerdì, la partecipazione a Sanremo sarà celebrata anche dall'uscita di un doppio CD che ripercorre la carriera dell'artista. 4 dischi, 1...